Da 12 anni la cooperativa Labirinto si occupa di servizi a contrasto alla violenza di genere con progetti che nell'ultimo biennio hanno varcato un confine delicatissimo come quello delle sbarre del carcere di Villa Fasticci. L'ho fatto attraverso percorsi psicoterapeutici calibrati sulle donne vittime di abusi, ma anche sugli uomini maltrattanti, da quelli già condannati per il reato a quelli in attesa di giudizio. Un lavoro sociale e culturale che il 29 settembre traccerà un bilancio su quanto realizzato attraverso una conversazione presentata oggi nel comune di Pesaro che si terrà nella stessa casa circondariale dal titolo Il femminile, il maschile nell'accadibile. Si tratta di una conversazione pubblica sui temi del contrasto alla violenza di genere a cui parteciperanno una giudice che ha nel suo curriculum diciamo, una particolare esperienza in materia, la direttrice della casa circondariale e le esperte della nostra cooperativa che si occupano di questi temi. Sono temi di cui Labirinto si occupa ormai da 12 anni, gestendo servizi e progetti, ed in particolare dentro il carcere da almeno un paio d'anni, con azioni sia rivolte alle donne che hanno subito violenza di genere e che sono detenute, e per sostenerle e dal punto di vista psicologico, sia anche per gli uomini invece che sono dentro per aver commesso violenza di genere, categoria alla quale finora non si era prestata particolare attenzione e invece sono ultimamente oggetto di una nuova sensibilità anche da parte delle istituzioni. Il servizio per esempio per maltrattanti che noi abbiamo dentro lavora con, dentro il carcere intendo, lavora con persone che hanno già commesso il reato, che sono lì dentro per quel reato. Il percorso non è semplice e mira a far sì che l'uomo possa alla fine provare a sentire il dolore che ha inferto, a sentire lui il dolore che ha inferto, perché è questo poi il passaggio determinante, l'incapacità di sentire il dolore che si procura all'altra, alla compagna, alla ex compagna. Riuscire a fare questo percorso non è semplice, ma è l'unica possibilità che abbiamo. E funziona nel senso che c'è una grande richiesta da parte anche dei detenuti, perché comunque sono liberi di partecipare al gruppo. E noi abbiamo visto con piacevolmente colpiti il fatto che tanti di questi uomini vogliono stare dentro il percorso, così come un po' meno piacevolmente colpiti dal fatto che la maggior parte delle donne detenute sono state donne vittime di violenza. Il 90% delle donne detenute hanno avuto esperienze importanti, molto gravi, di violenza. Noi abbiamo come compito quello di prenderci cura in modo appropriato di queste persone da tempo. Grazie alla legge sul codice rosso abbiamo anche delle risorse e dei fondi in più che ci consentono di fare delle convenzioni con psicologi maltrattanti oppure, come in questo caso, con la cooperativa Labirinto per offrire un servizio ancora migliore, un lavoro che faccia sì che le persone che hanno commesso questi reati prima di vedere la parte negativa di sé, vedano anche quella positiva, perché devono capire di avere in se stessi gli strumenti per aiutarsi. Quindi si fa arte, arteterapia, danza, teatro, tutte cose molto molto belle che noi lavoratori non abbiamo il tempo di fare, ma farebbero bene anche a noi, che però per loro sono quasi un obbligo, cioè le devono fare per dimostrare veramente il cambiamento. Il discorso culturale, vabbè, lo diciamo sempre, però nei fatti si fa molto poco. Nei fatti noi cerchiamo di farlo, fate conto che il Centro Antiviolenza negli ultimi 4 anni ha organizzato almeno una decina di incontri pubblici ogni anno. Lavoriamo dentro le scuole medie, dentro le scuole superiori. Però non è abbastanza, il lavoro culturale lo vedono i fatti di oggi, cioè certe volte ci sembra davvero di non riuscire a trovare una possibilità. Nei fatti le questioni sono cambiate, ce ne accorgiamo, però non abbastanza. Negli ultimi 10 anni il numero di femminicidi è rimasto costante, non c'è nessuna decrescita purtroppo, anche se il numero in generale degli omicidi in generale è diminuito, ma quello dei femminicidi no. Quindi evidentemente c'è ancora qualcosa che non sappiamo fare.